quei cinque insieme che definiscono il cammino già iniziato e da proseguire, da percorrere ancora, appunto insieme per fare migliore la nostra città e il mondo. Sono quelli che pronuncia il cardinale Scola intervenendo presso il Teatro Dal Verme alla festa nazionale dei protestanti italiani per il 500° anniversario dell'inizio della riforma luterana. Un teatro grande e gremito in un clima di gioia e di festa, un'occasione unica per fedeli di tutte le età. È questo ciò che si respira al Dal Verme, dove si svolge il momento clou della 4 giorni di festeggiamenti per il 500° promossi dalle chiese luterane, valdesi, battiste, metodiste, dall'esercito della salvezza e dalla chiesa avventista del settimo giorno. Come pastore evangelico, mi chiamo Giuseppe Platone, qui a Milano e anche come presidente del Consiglio delle Chiese di Milano, sono lieto di rivolgermi un fraterno e cordiale saluto a tutte e tutti voi. Si propone il culto evangelico riformato, proposto dalle chiese promotrici di Riforma 500 Milano. C'è il cardinale Scola, accompagnato dalla delegazione della Chiesa Ambrosiana, con Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale di settore, Roberto Pagani, responsabile del servizio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo, Don Giampiero Alberti, coordinatore del Forum delle Religioni di Milano. Giunge anche il cardinale Francesco Cocco Palmerio, da sempre figura eminente di riferimento della promozione del dialogo. Si prega tutti insieme. Nelle prime file siedono anche i ministri delle Chiese Ortodosse, rappresentati dall'archimandrita Theophylaxos Vitsos, della Chiesa Ortodossa Greca del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. La lettura della dichiarazione congiunta delle chiese protestanti italiane, stilata in occasione del 500° anniversario celebrato in tutto il mondo, le azioni simboliche, come quella della condivisione del pane, l'ascolto della parola di Dio, tra cui il capitolo 2 degli Atti con il racconto della Pentecoste, articolano il rito. Qui seguono gli interventi, tra cui primo quello dell'arcivescovo, che fa riferimento a ciò che è avvenuto a Lund lo scorso 31 ottobre, quando Papa Francesco, il vescovo luterano Yunnan e i responsabili del luteranesimo mondiale hanno aperto con una preghiera comune l'anno dedicato all'anniversario. Insieme, come comunità cristiana, siamo chiamati a testimoniare l'amore di Dio che sana ogni lacerazione, abbatte vecchi e nuovi muri. Insieme siamo chiamati ad affrontare il dramma della presenza tra noi di tanti immigrati e profughi che fuggono da guerre, divisioni e muri, carestie e fame. Insieme siamo chiamati ad affrontare la sfida del dialogo tra le religioni, in particolare con l'Islam, perché emerga la capacità di ogni religione di operare per la pace, per un futuro sempre più dignitoso per tutti i popoli. Insieme siamo chiamati a sostenere la vita dal concepimento al suo termine naturale. Insieme siamo chiamati ad affermare il valore e l'insuperabilità della persona umana a partire da questa intima dimensione religiosa dentro una società sempre più dominata dalla tecnocrazia, che ci rende indipendenti e connessi sì, ma sempre meno capaci di comunione e di accoglienza. Poi ancora un momento importante, quando portano il loro saluto, tra gli altri l'assessore Marco Granelli, che rappresenta il sindaco Sala, e dice: Milano rinnova a tutti voi l'augurio per questo anniversario che ci riguarda tutti, ma soprattutto vi rinnova la gratitudine per quello che siete stati per la nostra Europa e per la nostra città e per quello che ancora, come italiani, come milanesi, faremo insieme per il nostro paese. E poi ancora Don Giampiero Alberti, che delinea l'impegno, il lavoro non sempre facile, gli obiettivi del dialogo ecumenico e del Forum delle Religioni di Milano. Infine la preghiera ecumenica di Pentecoste, preparata dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. Vogliamo in questo modo ricordare insieme, in uno spirito di autentica unificazione, i 500 anni dell'inizio della Riforma. Mi pare che in altre commemorazioni nel passato prevalse l'elemento polemico, ora realmente per i tanti passi compiuti siamo in una posizione di reciproco ascolto, dialogica, sentiamo tutti l'urgenza
di un impegno missionario in questa società in forte cambiamento. Siamo convinti che la proposta dell'avvenimento di Gesù Cristo sia una risorsa molto importante per il mondo di oggi, principio realmente di salvezza e di liberazione. Certamente mancano ancora passi e questo è un tempo che noi non possiamo dominare, cioè dobbiamo realmente lasciarlo allo Spirito. Per questo è molto bello che questo gesto di commemorazione dei 500 anni avvenga proprio a Pentecoste, a Milano. Questa è una scelta molto bella che i nostri fratelli luterani hanno fatto, di convocare qui tutti i rappresentanti delle loro comunità, anche delle altre chiese e confessioni, proprio per probabilmente per voler dare un rilievo particolare che è connesso al momento che Milano sta vivendo, e quindi questo può diventare un modo per richiamare l'attenzione di tutti sul lavoro ecumenico che le nostre realtà stanno facendo.